tu sei nella striscia di Gaza dell'istituto, perché all'ufficio relazioni col pubblico sembra che scoppino continuamente dei disastri o delle bombe, e perché sono proprio sul toccare con mano quello che sono i problemi della gente che ha il cancro, e cercare delle soluzioni, cercare di mettere in piedi delle risposte ai bisogni della popolazione. E questo è veramente difficile. E occorre trovare che da questi grafici di Andrea vengano fuori delle proposte che vadano a vedere come la gente adesso vive col cancro, perché se il futuro è quello, e il futuro quindi di un ampliamento continuo delle differenze fra chi ha il cancro che è povero e chi ha il cancro che è ricco, occorre cominciare a cercare delle risposte e a vedere i primi segni che ci sono fra noi. Abbiamo pubblicato una breve lettera su sempre il gruppo di epidemiologia e prevenzione nel mese scorso, in cui cominciavamo a segnalare alcune cose importanti che succedono in Europa, a partire dalla Grecia, dove cominciano a mancare i farmaci biologici, che sono i farmaci molto costosi che stiamo usando adesso per i nostri pazienti. Cominciano a mancare perché non ci sono fondi, e per un problema di distribuzione le multinazionali del farmaco hanno subito cancellato la Grecia dalla distribuzione di questi farmaci. E se ne è parlato niente, c'è stato un articolo sul Guardian di marzo e poi basta. Ma capito, dei cittadini greci che non hanno a disposizione dei farmaci in oncologia che per noi sono importanti, e nessuno ne parla in Grecia, e delle multinazionali che sono in Europa, e l'Europa non è in grado di dire a queste multinazionali: devi distribuire a tutti, non puoi distribuire solamente perché ci sono dei problemi di politici o di grossa crisi, smettere di distribuire in un paese. Questo è un primo punto. Un altro punto che abbiamo visto cominciare a vedere, che cominciamo a vedere sempre più forte fra i nostri pazienti, è che le cure stanno diventando sempre più lunghe, le cure dei tumori. Cioè, prima c'era chirurgia, se non riuscivo alla chirurgia, chemio, radioterapia, ma la cosa era quello. Adesso invece sempre più pazienti hanno le cure necessarie a loro, sono delle cure multimodali che prevedono chirurgia, ma magari prima chemioterapia per ridurre la malattia, poi la chirurgia, poi la radioterapia, e sempre più percorsi che sono molto molto lunghi e che vanno verso l'anno, anche quando si risolvono. Cioè, non parlo solo di chi non guarisce e quindi deve andare avanti, e sempre più abbiamo situazioni di persone che cronicizzano la malattia. Una volta le pazienti che avevano localizzazioni con metastasi ossee dal tumore al seno erano pazienti che avevano una storia abbastanza breve di vita. Adesso invece no, abbiamo pazienti che convivono con metastasi ossee, ma per anni, e che stanno bene, riprendono a lavorare anche. Un'amica che partecipava ai nostri corsi, che dopo un po', presentandosi con un tumore che era già diffuso alle ossa, pensavo fosse una questione molto tragica, invece dopo un anno mi ha detto: sono riuscita a riprendere in braccio le mie bambine. Quindi non solo la malattia si era fermata, ma addirittura aveva riacquistato la possibilità nonostante queste localizzazioni ossee. Però questa è una notizia positiva, questa, molto bella, però vuol dire anche che le cure diventano molto molto lunghe. E sempre più i contratti di lavoro che noi abbiamo adesso, ogni contratto è diverso, però prevede un massimo di assenze, contrastano con proprio le cure normali che dobbiamo fare con un tumore diffuso, come un tumore al seno o un tumore del colon. Non parlo di cose rare, difficili, più complesse da curare, ma i tumori più diffusi, polmone,
seno, colon retto e prostata hanno un programma terapeutico che spesso ci portano a sfondare il massimo di assenze permesso dai nostri programmi, dai nostri contratti di lavoro. E questo è un altro sintomo importante che come operatori sanitari su cui dobbiamo essere attenti. Un'altra cosa, il nostro sistema sanitario va molto bene, però sempre più con queste cose cure lunghe abbiamo bisogno di farmaci complementari su cui dovremmo fare più ricerca per vedere quali sono quelli che servono veramente, ma che sono assolutamente non più passati dalla mutua. Le creme che utilizzano le donne che fanno radioterapia sul seno oppure la radioterapia in generale sono quasi tutte creme che non sono passate come farmaci essenziali dal servizio sanitario e che quindi uno si deve comprare e questi costano sempre più e diventa sempre più un peso grosso per i nostri pazienti. E infine il tema di questa giornata di cui voglio parlarvi in maniera molto veloce, non ci sono naturalmente soldi per la prevenzione. Non ci sono soldi per la prevenzione e il non avere soldi per la prevenzione significa, appunto, come diceva Andrea, di perdere salute nei prossimi anni e di avere un sistema sanitario che rischierà sempre più il collasso data la tanta patologia che affligge una popolazione che invecchia. Stiamo invecchiando tutti, quindi il numero di persone ammalate è molto più alto, di persone che hanno diverse patologie, magari concomitanti, è sempre più alto e quindi le esigenze di cura e assistenza sono sempre più forti. Però ecco, un solo studio di caso che mi sembra molto importante, che abbiamo seguito in istituto in maniera particolarmente attenta, che è il problema del fumo, no? Del fumo perché è un problema che è stato piuttosto negletto a sinistra, nel senso che ci sembrava una cosa molto individualistica, molto quasi moralistica, perché rompere le palle sul fumo. Rompiamo su altre cose che ci sembravano più vicine alla nostra maniera di pensare. Però questo problema è il problema che porta a un terzo dei tumori attuali, un terzo dei nostri pazienti, un terzo dei nostri pazienti viene con patologie tumorali che sono legate al fumo di sigaretta. E questa è una cosa che ancora è grossissima e che è veramente difficile da pensare. E come operatori sanitari dobbiamo metterci a studiare questo e a studiarlo profondamente, come funzionano le epidemie, e lo stesso funziona il tabagismo e poi quello che ne deriva. È quindi un'epidemia che si diffonde attraverso pubblicità e sponsorizzazioni. E c'è questo bellissimo vecchio studio di 20 anni fa, pubblicato dal British Medical Journal, uno studio vecchio che ho visto con piacere che l'anno scorso, fatto dagli stessi, l'hanno ripetuto. E hanno visto che questi dati e questa curva funzionano. E la curva non c'è, ah, qua. La curva, quella rossa che vedete, è in una popolazione maschile, gli uomini fumatori iniziano in un paese a essere pochi, poi crescono fino ad arrivare ad essere il 60-70% della popolazione. E poi, quando la popolazione comincia a vivere i danni da fumo, comincia a diminuire e scende in questa maniera quasi verso il 20%. Questa curva è quello che è successo da noi, ad esempio. Noi siamo a questo punto dell'epidemia, no? In cui adesso siamo al 20% di maschi fumatori, ma ci sono dei paesi che sono a questo punto dell'epidemia, 60-70% di maschi fumatori, 60-70%. In Inghilterra
quando i primi studi grandi di Pito and Dole sui 37.000 medici di Londra, quando hanno iniziato negli anni 50 a studiare questa popolazione, c'era il 60% dei medici di Londra fumatori, che erano fumatori. E poi comincia la discesa. Questo qui era il punto in Italia del dopoguerra. Quando io ero piccolino, mio padre mi dava la sigaretta da accendere, io accendevo la sigaretta e la passavo e ridevano tutti. Se adesso vedete un papà che dà una sigaretta a un bambino, chiameremo subito i carabinieri. Però c'è questa fase in cui la popolazione non si rende conto. È la fase cinese. In Cina è così. In Cina il fumo è diffusissimo, sta crescendo in una maniera pazzesca, e lo è nelle nostre comunità cinesi, nelle comunità dei filippini, che sono comunità che fumano in una maniera incredibile. Ma il fumatore come lo definisce? Cioè, per capirci, una sigaretta, 5 sigarette, 10, un po'. Ma è il fumatore, insomma, è chi riesce, un fumatore. Di poche sigarette avrà meno danni. Se ne fuma 3 sigarette, 5 sigarette avrà meno danni. Però si tratta sempre di una persona che è legata a una sostanza che dà una dipendenza, per cui è difficile che uno si mantenga su poco, è difficile che uno riesca a bere. A bere un bicchiere di vino, è facile che uno riesca a bere un bicchiere di vino a tavola senza problemi. Il pacchetto di sigarette non è sul tavolo, è nella tasca, perché ha una forza di dipendenza molto più alta anche dell'alcol. Per cui è molto difficile che la sigaretta sia una cosa che tu fai circolare così. La sigaretta la devi avere in tasca, perché devi avere la possibilità di continuare a fumare quando ne sentirai il bisogno. Per cui sono sempre sostanze psicoattive, sono sostanze che danno, che danno dipendenza, ma ce n'è alcune che hanno una forza molto più potente. E la curva blu sono quella delle donne, e invece le curve tratteggiate sono quelle della mortalità, che purtroppo seguono questo. E il fumo è una delle cause più pesanti dell'ineguaglianza sulla sopravvivenza, perché c'è una diapositiva che non ho portato, ma che era molto bella e che faceva vedere come è diminuito il consumo di fumo, soprattutto nelle classi più alte e nelle persone con maggiore istruzione. Mentre nelle classi più basse e nelle persone con meno istruzioni il fumo è ancora altissimo, per cui diventa una delle cause più forti della disuguaglianza negli esiti e nella malattia. Per continuare a studiare, quindi questa epidemia si diffonde con un lavoro estremamente forte di diffusione fra la popolazione, però questa volta non è guidata come le zanzare, la zanzara anofele della malaria, da un qualcosa di fisico, di un qualcosa, di un vettore che porta la malattia, ma invece da un sistema di marketing e di vendita fortissimo, e che si avvale dalla manipolazione dei dati scientifici, dall'asservimento dei politici, da attori pagati per pubblicità occulta e da una diffusione dappertutto nei paesi, soprattutto dove ci sono meno regole, che sono appunto l'Africa, l'Estremo Oriente, dove si sono spostati. Lo studio di questa epidemia è molto interessante perché ci permette di vedere come le epidemie non sono solo appunto quelle della zanzara anofele, ma sono anche quelle delle multinazionali che adesso riusciamo a studiare in maniera seria, con una storia abbastanza aneddotica ma carina, che parte da questa fotografia in cui negli Stati Uniti si erano sparsi degli
la notizia che c'erano degli studi delle multinazionali del tabacco che dimostravano che la nicotina era il motore del mercato della sigaretta, che non era il cowboy che gli piaceva fumare nelle grandi praterie, ma era una sostanza psicoattiva che dava dipendenza e che questo era il motore del mercato. Questi documenti erano usciti in maniera clandestina dai laboratori delle multinazionali del tabacco. Il Senato americano, preoccupato, convoca i cinque amministratori più importanti delle multinazionali del tabacco e gli dice: secondo voi la nicotina è additiva? E questi giurano: no. In America, qualcuno che racconta palle così in pubblico non è come in Italia che dicono è il suo lavoro di raccontare palle. In America c'è un po' più di moralismo su questo e probabilmente questo è quello che ha mosso poi i giudici americani in quel grandissimo accordo che è stato fatto, il Master Settlement Agreement, che ha dato 200 miliardi di dollari di multa a queste multinazionali del tabacco. 200 miliardi di dollari. Sapete perché hanno calcolato 200 miliardi di dollari? Hanno calcolato la cifra che questi avrebbero potuto pagare senza fallire. Cioè che ci stava. Loro potevano pagare perché guadagnavano così tanto dalle vendite di sigarette che 200 miliardi di dollari era una cifra che potevano pagare. E accanto a questo esborso incredibile di multa, gli è stato dato l'obbligo di pubblicare tutti i documenti segreti sul web. Quindi sul web noi troviamo tutti i documenti che raccontano il marketing, gli studi, quello che è stato fatto sul fumo di tabacco nei laboratori delle multinazionali. Qui abbiamo trovato, ad esempio, tantissimi dati che si possono ricercare, ad esempio, si possono trovare nomi italiani in questi archivi delle multinazionali. E fra l'altro è uscito, creandoci moltissimo imbarazzo, il nome di un direttore di una rivista importantissima italiana scientifica, che era Epidemiologia e Prevenzione, che è la rivista di riferimento dell'epidemiologia italiana, quindi di quelli che lavorano sulla salute delle popolazioni. E lo Iacono era un passato direttore, che adesso purtroppo non c'è più, non possiamo sentirlo per raccontare la sua versione, ma che era libro paga dalla Philip Morris e mandava dei report in continuazione raccontando quello che succedeva sullo studio allo IARC sul fumo passivo. E fra l'altro abbiamo trovato anche Berrino segnalato nei report di lo Iacono, che diceva: con Berrino non si può proprio discutere, per lui è chiarissimo che il fumo fa male e che bisogna bloccarlo, con lui non si può discutere, con altri si può discutere, sono meno duri sulla questione. Qui molto interessante questo, quando aveva trovato Berrino veramente vabbè. E qua vi faccio un esempio di un nostro studio che questo studio del British Medical Journal è arrivato in Istituto Nazionale di Tumori quando non c'era ancora la versione elettronica, è arrivato nel 2004 e dimostrava che la mortalità fra i fumatori era molto alta per le sigarette, molto alta per le sigarette con alto contenuto di catrame. Quindi questi qua sono istogrammi che dicono il livello di mortalità, quindi molto alta. Le sigarette, quelle che fumavo io, fumavo Gitan, mi piacevano le Gitan. Ecco, quelle lì, le Gauloise, le Gitan, ecco, quelle effettivamente fanno molto male. Ma la cosa interessante di questo studio è che le extra light fanno morire di più che quelle a medio contenuto di catrame e nicotina. Quindi nel 2004 la comunità medica viene avvisata, ditelo ai vostri pazienti fumatori, che se fumano l'extra light per farsi meno male, in realtà si fanno più male.
lo scopriamo nel 2004, quindi ne parliamo al centro antifumo, ne parliamo ai medici, ma andiamo a studiare nelle relazioni che le multinazionali del tabacco hanno pubblicato e scopriamo che già nel 1978, noi abbiamo capito questa questione qua nel 2004, nel 1978 la British American Tobacco aveva studiato le Extra Light con l'idea di fare una sigaretta che alla macchina che misura il catrame e la nicotina dava una certa quantità, ma che il fumatore fumava in una maniera diversa procurandone molto più, il doppio di quantità di nicotina e di catrame. Questi qua sono i dati che vedete sotto. Questo prodotto, John Player Extra Light, c'era addirittura questa differenza fra il catrame e la nicotina che viene ingerita dal fumatore, a differenza della macchina, quindi a differenza di quello che era scritto. Quindi già nel 76 loro hanno programmato questa sigaretta per vendere, e la storia non è finita. In Italia non è arrivata questa Camel numero 9, che è una pubblicità fatta apposta per le donne, e direi fatta apposta per le bambine, perché ricorda il profumo, quindi una cosa di glamour, di moda, e ricorda, e una rivista di riferimento per i pediatri e pediatrics ha visto che nelle bambine ha aumentato la percezione della pubblicità di fumo negli Stati Uniti del 20%, questa sigaretta. E noi sappiamo che questo indicatore della percezione, del ricordo delle bambine che si ricordano una pubblicità di questo genere, è un indicatore di quelle che poi inizieranno a fumare. Per cui probabilmente questo... Quindi continua questa storia e va avanti. Però ecco, questo era semplicemente per fare un esempio. Tra l'altro Epidemiologia e Prevenzione ha fatto un chiarimento molto forte, un articolo molto bello di Maria Luisa Clementi spiegando la questione di Loiacono e di come nessuno sapeva questo legame con la Philip Morris, e Epidemiologia e Prevenzione è rimasto e continua ad essere un punto di riferimento. Qui ci abbiamo pubblicato proprio su queste cose, su Epidemiologia e Prevenzione, perché ha passato attraverso una questione di questo genere molto bene. E questo qua era una critica, uno studio che era comparso sempre sul British Medical Journal sul fumo passivo, che noi abbiamo contestato insieme ad altri, noi piccolini, eppure poi in effetti era uno studio che aveva dei grossi problemi. Un'altra cosa carina che si studia nei documenti delle multinazionali è sui politici. È venuto fuori una cosa molto interessante sulla Margaret Thatcher, che ancora adesso è al centro delle grandi discussioni se è la santa del liberismo che libera dalla burocrazia oppure quella che distrugge i sistemi sanitari, sì, e i sistemi sociali. Non so se avete visto in Inghilterra come andava male. Si chiama effetto Thatcher. Effetto Thatcher. È arrivata la Thatcher, ha tagliato soldi del sistema sanitario pubblico. Io ho avuto l'avventura di vedere in Inghilterra come andava. Improvvisamente andare in un laboratorio inglese era come andare in Bulgaria. È una roba impressionante, perché oltretutto quelli sono sistemi efficienti, non come da noi che sono un sistema farraginoso, per cui il cambiamento. L'Inghilterra, pur essendo il sistema pubblico, va male perché c'ha pochi soldi investiti nella sanità. Là dove è nato il sistema pubblico? Scusa? Là dove è nato il sistema, sì, pubblico? Paradossalmente l'hanno fatto morire nella... Ha fatto morire per motivi economici? Sì. È carina questa cosetta qua, che abbiamo trovato su dei documenti che sono stati pubblicati poi su The Lancet, in cui si vede Margaret Thatcher ha bloccato una prima legge europea che cercava di bloccare le sponsorizzazioni, la Formula 1, in tutta Europa. E Margaret Thatcher ha detto no, questa legge non si fa perché è un'intrusione negli affari interni dei paesi membri, e ha bloccato questa legge che è venuta fuori dopo 10 anni.
10 anni la tenuta ferma. Appena andata in pensione Margaret Thatcher, un documento della Philip Morris dimostrava che l'hanno pagata come consulente a $250,000 per anno, più $250,000 alla Margaret Thatcher Foundation. Capito che cifre girano qua dietro? Delle cifre incredibili. In Italia, carino, c'era un primo ministro del governo Berlusconi, questo Martino che ho rivisto l'altro giorno che risalta fuori, ha scritto la prefazione di un libretto che diceva fuma pure, e un giornalista, credo di Repubblica, gli ha parlato e ha detto ma perché scrive questa cosa? Mi sembra così scemo questa storia di dire alla gente fuma dopo tutto quello che sappiamo. E lui ha detto, io sono rimasto troppo colpito quando ho visto in America che stavano portando un condannato a morte alla sedia elettrica, lui ha chiesto la sigaretta e secondo io ha detto, no, non te la do, che voglio lottare per il diritto a fumare. Quindi, e il giornalista ha detto, cazzo però bravo, cioè questo qui ha raccontato una cosa, non si è arrabbiato perché portavano un tipo su una sedia elettrica e gli dava la corrente per dimostrare che aveva sbagliato, ma si è arrabbiato perché c'era un secondino taccagno che ha detto no, la mia sigaretta non te la do. E questo era un ministro che ha fatto degli interventi sulla questione fumo. Subito dopo, nel governo Prodi, abbiamo trovato questo Fabio Gobbo, sottosegretario alla presidenta, era nel consiglio di amministrazione di British American Tobacco, che adesso 5 minuti vi racconto British American Tobacco. Subito dopo Zaia, appena diventato ministro dell'agricoltura, la prima cosa che ha fatto è stato oh, non toglieteci i soldi per finanziare il tabacco. Un ministro di Monti ha aumentato tutto, no? le accise, le tasse per cercare di rientrare nei termini richiesti all'Europa, ma sul fumo un sottosegretario ha spiegato al Corriere, cioè, non l'ho qui la diapositiva, ha spiegato al Corriere, dice, però non esageriamo, le sigarette non possiamo aumentarle perché rischieremmo che la gente non le compra. Rischieremmo che la gente non compra più sigarette. Ha detto così e nessuno ha detto, ma Bossi una sera nella sua pazzia ha detto togliamo il ticket in Lombardia mettendo un euro in più sulle sigarette. È sparita sta cosa. L'ha detto una sera che aveva bevuto qualcosa, ma nessuno l'ha più ripresa, che invece sarebbe stata una politica forte e seria, si potevano togliere i ticket. Chiedendo invece una cosa che aiuta la salute. Però vabbè, lascia perdere. Fra i vari documenti, questa qui carina di Stallone, che diceva io mi farò vedere fumare delle sigarette Brown & Williamson e naturalmente è chiaro che voi mi darete il pattuito $500,000. Sembra che sia il pezzo più piccolo. Per Margaret Thatcher $500,000, per Stallone $500,000. Naturalmente i migliori avvocati, noi li abbiamo visti in Italia quando c'è stata una signora morta di fumo passivo che lavorava alla Paribas, si è mobilitato veramente i migliori avvocati d'Italia ed Europa per difendere su una causa di fumo passivo una grossa banca come la banca d'affari, la banca Paribas. Dal lato della famiglia di questa paziente asmatica c'era solamente i nostri due medici dell'istituto, Giovanni Vernizzi, che purtroppo è morto quest'anno, e Roberto Boffi, che è responsabile del centro antifumo, erano loro due contro un mondo che si muove quando si toccano gli interessi del tabacco. Ecco, questo qui è lo studio che racconta questa storia. Però ecco, l'ultima noticina che vi voglio dare oggi è quando si chiede alle persone ma chi vende le sigarette in Italia oggi, tutti dicono chi vende le sigarette? Lo Stato. Non è vero. Cioè, è dall'anno 2000 che l'ente, che i monopoli di Stato che si occupavano del tabacco
sono stati trasformati in Ente Tabacchi Italiani, ETI, è stato privatizzato, è stato comprato da British American Tobacco, che è la seconda multinazionale più potente del fumo, che lavora in 180 paesi del mondo, per 2.325 milioni di euro. C'era un'accordata italiana guidata da Montezemolo, i nostri capitalisti sempre alla ricerca del business difficile, complesso, sono stati spiazzati con un rilancio di 800 milioni di euro in più. È andato allo Stato questo? E questo adesso è parte, British American Tobacco. No, sì, sì, allo Stato. Certo, allo Stato. Allo Stato. La finanziaria. Sì. E queste qui sono le strategie BAT, questo qui è una cosa carina trovata in una presentazione, sempre su questo fatto che sono obbligati anche loro a riversare su internet, in cui dice guardate siamo un po' isolati, però noi dobbiamo separare l'opinione pubblica dall'anti-smoking movement, dobbiamo isolare quelli che si occupano di fumo come noi sulla salute e dobbiamo cercare invece di trascinare con noi l'opinione pubblica. E in Italia sponsorizza eventi importanti, il seminario Aspen di Cernobbio, apre un laboratorio all'Università Federico II di Napoli, in cui sono stati rivolti inviti anche a studiosi e ricercatori che lavorano per la salute. Gli hanno detto, volete venire a lavorare con noi? Vi paghiamo bene. E addirittura la Cattolica di Milano, con un... con questo quaderno dell'Osservatorio Operandi finanzia l'osservatorio permanente sulla responsabilità d'impresa, cioè dice vi do i soldi per dire che l'impresa deve essere attenta alla responsabilità sociale, che cosa produce, che cosa fa con i suoi prodotti. Quindi è proprio il massimo dell'ipocrisia. E questo qui è quello che dice, no? con i soldi che dà, solidarietà sociale, promozione culturale, salvaguardia dell'ambiente, istruzione e formazione, l'attenta considerazione delle inevitabili ripercussioni delle attività aziendali, incredibile. Vabbè, e noi come piccolo gruppo dell'Istituto Nazionale dei Tumori diceva, carissimi della BAT, la vostra responsabilità sociale, pagate i costi sociali e sanitari del tabagismo, finanziate la ricerca contro il cancro e non abbandonate i fumatori quando sono ammalati e promuovete e aiutateci a fare prevenzione sul tabagismo.